Nel rimpallo di responsabilità tra i due principali indiziati della morte di Christopher Thomas Luciani, possibili conferme o smentite arriveranno dall'esito degli esami delle tracce biologiche rinvenute su vestiti, scarpe e zainetto sequestrati agli arrestati e comparate con i loro DNA. Le analisi saranno effettuate nei laboratori di genetica forense della Polizia Scientifica di Roma e dagli esiti dei riscontri si potrà far luce anche sulla presenza o meno dei due arrestati sul luogo del delitto all'interno del parco Baden-Pau di Pescara in via Raffaello, dove quel fatidico pomeriggio di domenica 23 giugno il sedicenne di Rossano venne ucciso con 25 coltellate. Sono tanti i dettagli da chiarire per definire il quadro accusatorio dei due ragazzi. Come si legge anche nell'articolo pubblicato oggi sulle pagine del quotidiano Al Centro, c'è da capire chi ha sferrato i fendenti al giovane, chi ha spento la sigaretta in faccia a Christopher quando il ragazzo era già senza vita e chi gli ha sputato in faccia, come raccontato dal testimone chiave, uno dei giovani del gruppo che avrebbe assistito all'omicidio e poi denunciato per primo il fatto. Ulteriori particolari emergeranno anche dall'esito dell'autopsia, affidata al dottor Cristian Dovidio, incaricato dalla procura, alla presenza del dottor Ildo Polidoro, consulente della famiglia di Christopher. Le risposte dell'esame autoptico alle tante domande in evase arriveranno il prossimo 26 agosto e stabiliranno ruoli e responsabilità dei due giovani coinvolti. La comparazione delle caratteristiche fisiche dei due sedicenni, di cui uno mancino, chiarirà quanti e quali sono stati colpi mortali tra i 25 fendenti sferrati a Crocs e qual è stata la mano che li ha inferti. Intanto i due sedicenni al momento accusati di concorso in omicidio con l'aggravante dei futili motivi restano in carcere a Roma e Bari, mentre le indagini vanno avanti anche per chiarire le responsabilità degli altri quattro giovani presenti al parco. Favoreggiamento, missione di soccorso o concorso in omicidio potrebbero essere le accuse nei loro confronti, sebbene nessuno di loro risulti al momento indagato. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sembrerebbe infatti che tutti sapessero dell'omicidio e prima ancora del le intenzioni di uno dei due principali indiziati, creditore, nei confronti di Christopher per un debito di fumo non onorato, di farla pagare a Crocs per una questione di rispetto. A conferma dei sospetti e di un'eventuale premeditazione parlerebbero anche il coltello con cui il giovane è stato ucciso, la pistola scarica per intimorire, menzionata e mai trovata come l'arma del delitto, e lo zaino affidato a un ragazzo del gruppo e custodito su una panchina del parco, non lontano dal luogo in cui si stava consumando il delitto del sedicenne, in cui uno degli assassini avrebbe poi riposto i vestiti sporchi di sangue. Perché si faccia luce sulle tante ombre dell'omicidio bisognerà pertanto attendere gli esiti di esami e riscontri in atto, nuove tessere del puzzle che definirà un quadro più chiaro delle responsabilità di un delitto dai contorni ancora sfocati.